Limiti di velocità non rispettati e aumento di incidenti stradali. Per dare una risposta alla sicurezza sulla viabilità cittadina, l'assessore alla polizia locale, Sara Cucchiarini, ha annunciato la fine dei lavori di installazione degli autovelox. I primi due sono stati posizionati sulla statale adriatica a Metaurilia e lungo la Flaminia a Cucurano di Fano. Ci sono comunque molti racconti che questo quartiere può fare. Abbiamo assistito negli ultimi mesi, negli ultimi anni, a tante manifestazioni alle quali comunque diamo una risposta, una prima risposta, la più immediata e veloce, che è quella della regolamentazione della velocità, per poi affiancare in futuro investimenti più importanti sui quali si sta comunque già lavorando, di infrastrutture che possano comunque affiancare la viabilità, essere di sostegno alla viabilità in questa statale. D'accordo con la prefettura, in totale verranno attivati 5 autovelox fissi. I 3 mancanti verranno installati, ma non nell'immediato, a Rosciano, a Finile e a Fano Sud, tra Torrette e Ponte Sasso. Stiamo comunque facendo delle prove tecniche per tararli e comunicheremo con tempo dovuto, quando verranno accesi e saranno comunque funzionanti. Stiamo lavorando anche su quelli mobili, ha proseguito l'assessore, per dare una risposta a tutti i quartieri. Uno di questi sarà Sant'Orso, anche via del Fiume è una delle vie massimamente richieste per avere una moderazione del traffico, e stiamo facendo la valutazione su dove apporre gli altri 3. Ricordiamo, non c'è ritardo che tiene quando c'è una vita che può essere messa a rischio, per cui bisogna rispettare le norme del codice della strada. L'obiettivo degli autovelox, ha poi sottolineato la comandante della polizia locale, non è quello di elevare sanzioni, ma di garantire maggiore sicurezza, in particolare nei tratti più trafficati. Il vicino varco qui di Ponte Metauro rileva come transiti una media di 9.000 veicoli al giorno nel periodo invernale, numero che si estende ad oltre 12.000 nel periodo estivo, per cui il traffico è notevolmente elevato. In questa strada poi abbiamo rilevato, sia noi come comando di polizia locale, poi anche le altre forze di polizia, diversi incidenti, e quelli che vengono rilevati da noi sono ovviamente quelli che portano come conseguenze feriti anche gravi e purtroppo anche mortali. Ne sono una testimonianza le tante bandiere rosse che si vedono qui lungo la strada, con addirittura i fiocchi neri, perché sono testimonianza viva della cittadinanza residente qui nella zona della gravità di questi incidenti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Annarita Montagna ha spiegato che l'impianto è bidirezionale e quindi rileva la velocità in entrambi i sensi di marcia, perché è dotato di 2 telecamere. Inoltre rileva tutte le tipologie di veicoli, compresi quelli a 2 ruote. Gli autovelox fissi, la loro caratteristica è quella di essere attivi 24 ore su 24. Le sanzioni, le potete vedere, sono quelle ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada, che hanno un importo maggiore anche nelle ore notturne, quindi dopo le ore 22, e non necessitano di una contestazione immediata, per cui non c'è necessità di avere una pattuglia sul posto che fermi le auto per sanzionarle. Diversa invece dalle postazioni mobili degli autovelox, che prevedono invece la presenza di una pattuglia, possono essere operativi solo quando c'è una pattuglia sul posto e i violatori vengono immediatamente fermati perché c'è una contestazione immediata della violazione.